Parliamo ora di volley femminile. Il campionato di Serie 1 ha vissuto il suo atto conclusivo. Conegliano ha conquistato il suo terzo titolo. Vediamo nel servizio di Marco Fantasia. Conegliano si riprende lo scudetto alla fine della gara più bella e più combattuta. Dopo due vittorie agevoli, entrambe per 3-0, le campionesse uscenti si sono presentate ancora davanti al pubblico di casa per chiudere i conti. Ma stavolta non è stata così facile, contro una Novara che, messa alle strette, ha tirato fuori tutto. Vinto facilmente il primo set, perso di poco il secondo, dominato ancora il terzo, Conegliano sembrava vicinissima al trionfo e invece l'orgoglio delle ragazze di Barbolini si è finalmente mostrato. La solita Egonu ha suonato la tromba della riscossa e Novara ha sognato a lungo. Ha vinto il quarto set e costretto le gialle blu al tie break e poi partita meglio nel set corto. Battaglia vera, ma chi ha pensato che Conegliano potesse farsi sorprendere non aveva fatto i conti con la capacità delle venete di ritrovare concentrazione e alto livello di gioco. E scudetto, il secondo consecutivo contro la stessa avversaria di allora, quella che il 18 maggio contenderà alle campionesse la Champions League nella finale tutta italiana di Berlino. È stata la vittoria di un gruppo compatto con tante punte di diamante, tra loro Miriam Silla. Lei non ha mai smesso di dialogare a distanza con la mamma prematuramente scomparsa e ieri sera ha vinto anche per lei. Che belle le tue lacrime, lasciamelo dire. Grazie, sono lacrime di felicità ovviamente, perché sono orgogliosa di questa squadra e ho mantenuto una promessa che avevo fatto, ce l'ho fatta, sono a metà insomma, diciamo, manca un pezzo, ma penso che qualcuno lassù sia orgoglioso di me, questo per me conta più di mille altre cose.